Gli amanti dell'esotico, è il momento di mettersi comodi ed ammirare le bellezze d'Oriente. Hi, hi, hi. How is going? Sono felicissimo. Dai, ora siamo ambiente. Gli occhi da cerbiato. Sì, sì, molto, al suo perché. Sì. Telaio? You have been nominated for the best babe of E3. Really? Yes, can you show me your joy? Oh my god, I'm so happy, thank you. I have a sticker for you. Okay. Yes, like for the nomination. Oh. Can you put on whatever you want? Yeah, but then you said like a wash. Let's see, where did I go? Anche questa delle belle unghiette, eh? Quindi fomentiamo questo luogo comune che gli uomini guardano le mani delle donne. It's perfect. Our readers will be very appreciate that. Thank you. Questa per il momento per me vince. Sì, probabilmente per ora sì. Direttamente da un paese sconosciuto, la criptica ed inconsapevole Liliana. What's your name? Liliana. Liliana. How is doing the show so far? Oh, eccellente. Questa non capiva nulla di inglese. Questa è arrivata ora dal Messico. Liliana è arrivata dal Messico. Quadrante ambiente camera di Alessandro. Quadrante il viso. Poi non capendo l'inglese, tanto era dovuto usare la lingua dell'amore. Understand me? No. Ok. So I will give you this one. Look. Ok. The best babes, best of the three. Can you put on? Yeah, for you. It's a sticker. Can you put on you somewhere? Okay. Non l'ha capito, una mazza. Figa. Questa è figa. Buono, no? Però l'altra. Poi a me purtroppo non piace neanche la giapponese, quindi proprio zero. Gusti di figa. Ma non è giapponese, sarà quella di prima. Non questa, quella di prima. Questa è coglione. Questa è giapponese. È idiota. Un corpo atletico ed un sorriso smagliante, l'americanissima Rachel potrebbe essere la candidata alla vittoria finale. Hi. Hi. How are you? Good, how are you? What's your name? I'm Rachel. Antonio. Nice. Hi, you too. Rachel. Rachel vince. Faccia della caponaggine però. Guarda che sorriso. Rachel vince. Dai. Ecco, Rachel, sì, è tipica ragazza americana. Americana, più carina. Libidine. Cosa è Fabio, la tipica ragazza americana. Libidine. Sì, sì, è una bella figa, la tipica ragazza americana. Sì. All right. Let's see where. Whichever you want. Okay. It's a good spot. Okay, thank you. Carina, dai, sì, ok. Adesso c'è un'erezione. Ok. Non abbiamo di dire, no, non mi piace. Ah, un mazzo di chiavi. Si chiude in bellezza con un altro duo, biondo e in abiti succinti. You have both been nominated for the best babes of E3. Oh. So, are you happy about that or no? Who nominated us? Dietro di lei. Vabbè, lei è carina. Questa, questa non mi piace. Questa qui è carina. Sì. Airbag notevoli, tra l'altro. Questa è più carina. Un grande airbag. Sì. Direi a pari merito, questa è per me quella prima, dai. Però azzarderei un'ipotesi di Gobi rifatti, già rifatto, sì. Tu hai l'occhio clean. Sì. Whatever you want, ok, like that is fine. There you go. Sì, dai, ok, ci facciamo questa qui. Sì. Non dire che è carina. No, quella a destra. Our website, so you can check it, it's multiplayer.it. Ah, finisce così? Allora, no, ne ho viste mille altre più belle. No, sì, pure io, assolutamente. Per me è cercando di mettere ordine ai giudizi dati dai ragazzi di multiplayer.it, andiamo ora a vedere la classifica finale.
Ultima, a causa di apprezzamenti del tipo: ma chi è sta vecchia? Pare mia nonna. Ha delle belle unghie e noi vogliamo la fresca, la polacca mia. Incredibilmente un gradino più in alto troviamo Fiona, salvata solo dalla sua simpatia e dalla passione smisurata di Antonio. Maria Justward non si piazza nemmeno a metà classifica, ricevendo per lo più indifferenza da tutto il gruppo tranne che dal barone. Fantastico piazzamento per il piccolo duo Sid e Nancy, appoggiato dalla frangia giovane discotecara di Umberto e dal sempre presente Antonio con questa una botta a destra e una a sinistra. Al quarto posto, a sorpresa, troviamo la taciturna Liliana, merito di inquadrature meticolose ed il moderato gradimento dei fratelli Palmisano. L'occhio vigile di Fabio e Andrea, che fanno notare i possibili ritocchi estetici, ma anche i vistosi airbag, e una partner un po' debole, mettono le biondine hawaiane sul podio con la benedizione di Pierpaolo. Qui è, forse per me questa qua è più carina. Io voto Rachel, voto Rachel. Potrebbe essere la madre di mio figlio. Secondo posto, che le va un po' stretto per la sorridente Rachel, apprezzata da tutti e finalmente anche un po' da Pierpaolo, capace di smuovere anche l'austero Matteo, che si lascia sfuggire un sincero libidine e di strappare a Fabio la massima della puntata. È una bella figa, la classica ragazza americana. Primo posto, che sicuramente farà discutere a lungo, per la dolce Vivienne, apprezzata come occhi da cerbiatto, belle unghie dal solito Antonio, che si conferma di bocca più che buona, e dai consolidati gusti di Tanzen, ma anche dai fratelli Palmisano e dal timido Umberto. Un unico, non mi piacciono nemmeno le giapponesi, di Pierpaolo non basta a guastare la festa. Il plebiscito è quello, sono tutti d'accordo, no, è diverso. Guarda, dai, ma guarda, non cogliere il cappuccino! Il plebiscito però non è quello il significato. Però la ragazza di colore di Ubisoft vince il premio del barone, che vale più di tutti. Dai, si va tutti a trovare! Bea Maniac, che non è solo uno speciale Babes, ma anche un video diario, vi dà come sempre appuntamento, forse, all'anno prossimo.